Ciao a tutti amici del Game Over. Sony ha annunciato PlayStation 5 Pro. E la cosa non dovrebbe scandalizzare più di tanto, erano mesi che ormai se ne sentiva parlare, c'erano rumor che davano già per scontata la cosa, ma la cosa che veramente adesso sta girando su tutti i social, su tutti i canali e sta facendo impazzire gli utenti di tutto il mondo nerd è la rivelazione del prezzo, 799,99 euro, perché quel centesimo gli stava proprio tanto in culo a Sony. Vabbè, cosa voglio dire con questo? Io in questo video, un po' diciamo breaking news, voglio darvi il nostro punto di vista sul perché questa notizia secondo noi non dovrebbe scandalizzarvi più di tanto. Vale a dire, sì, è un prezzo strano, esageratamente alto rispetto alla media delle console viste finora, ma probabilmente ha senso. Vediamo il perché. Ok, prima di darvi la nostra opinione, quindi di andarvi a dire cosa ne pensiamo noi, andiamo ad analizzare un pochino di più l'aspetto tecnico di questa console. Dalle rivelazioni appunto dell'annuncio di Sony possiamo sapere che la nuova edizione di PlayStation Pro avrà una GPU molto più potente, circa il 67% di component units in più rispetto a PS5 standard, memoria RAM il 28% più rapide e nel complesso un rendering più rapido del 45%, rendendo quindi l'esperienza di gioco in teoria più fluida e godibile. Avrà un ray tracing più potente, che dovrebbe garantire riflessi dinamici e rifrazioni delle luci molto migliori, secondo Sony circa il doppio, addirittura il triplo rispetto all'attuale PS5, e un upscaling EA based, ovvero una specie di upscaling basato sull'intelligenza artificiale che utilizzerà il machine learning per fornire immagini estremamente nitide con una qualità di dettagli che dovrebbe far impallidire l'attuale PlayStation 5. Allora, sappiamo perfettamente che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e che ovviamente in una presentazione, in un annuncio di una console nuova, specialmente viste i prerequisiti di cui parlavamo, loro non è che potessero dire ma sì dai sarà un pelo meglio, però intanto cacciate fuori sti 800 euro, che secondo noi i bagarini non è che ci avevano visto poi tanto male, quindi già se siete disposti a pagare ste cifre ve le facciamo pagare anche noi. No, non è questo il punto. Il punto è, ci sarà letteralmente un hardware che effettivamente sarà circa il 50% più potente rispetto a quello attuale. Ma andiamo oltre. Avrà anche un Game Boost che permetterà ai giochi della generazione PS4, oltre 8500 giochi, di girare decisamente meglio. Supporterà il Wi-Fi di settima generazione. Per chi non lo sapesse, considerate che i PC attuali montano il Wi-Fi 6 e già sono di alta gamma, quindi il Wi-Fi 7 avrà una velocità di trasferimento, upload e download estremamente rapido. Un VRR e l'8K nei videogiochi supportato, oltre che nei video e nei film. Questa poi me la voglio proprio vedere. Ma comunque si parla di un hard disk da 2 terabyte di serie e, tasto dolente, sarà solo digitale. Ecco, questo sinceramente non me lo aspettavo per il prezzo proposto da Sony. Ovvero, sarà supportato il lettore esterno che viene già venduto adesso per chi vuole acquistare la PlayStation 5 in formato all digital, che costa 120 euro e si può applicare come un accessorio per chi volesse continuare a usare i dischi in formato fisico, come si fa dalla vecchia Play 1 in avanti. Quindi se volete usare i formati fisici dei giochi, potete aggiungere ai già 800 euro altri 120 euro a... E lo stand è a parte, per tenerla in verticale, loro ti offrono la possibilità di acquistare a parte uno stand che costa circa 30 euro. Quindi, se la matematica non è un'opinione, si parla di 950 euro totali per il pacchetto, tra virgolette, in formato fisico, per il formato fisico. Bene, ma ora passiamo alle belle notizie. Sony garantisce che nei prossimi mesi usciranno dei giochi ottimizzati per la PlayStation 5 Pro e che avranno quindi un'etichetta PS5 Pro Enhanced che dovrebbe garantire questa qualità nei giochi appunto dedicati.
tra cui tantissimi giochi già usciti che verranno anche ottimizzati di conseguenza, come appunto Alan Wake 2, Demon's Souls, Final Fantasy VII Rebirth, Horizon, Spider-Man 2, insomma tantissimi titoli. Inoltre sarà compatibile con accessori già esistenti, tra cui Pulse Elite, il PlayStation Portal, PlayStation VR 2, DualSense Edge. Insomma, abbiamo capito, questa PlayStation 5 Pro, amici, non sarà una mid-gen. Secondo me, secondo noi di Game Over, la PlayStation 5 Pro non sarà una console che andrà a sostituire la PlayStation 5 standard. E infatti, se ci pensate, è uscita da pochissimo la versione Slim. Perché Sony avrebbe dovuto fare una console che va a sostituire questa versione, che tra l'altro ha mantenuto il costo della standard, perché salvo promozioni rimane intorno ai 550? E quello che crediamo noi è che a livello marketing non sia stato chiaro il fatto che il nome Pro in questo caso non intende il fatto come fu per PlayStation 4 Pro, ovvero un modello che va a sostituire, tra virgolette, la versione standard con una mid-gen, una generazione intermedia in attesa della successiva generazione. Qui secondo me Sony intende più un modello come fa la Apple quando applica il discorso Pro ai suoi modelli, ovvero si tratta di un modello dedicato a quei giocatori, a quegli appassionati, a quei nerd che vogliono il massimo dalla performance della loro console, ma non vogliono prendere un PC, non vogliono passare al lato gestionale di un'altra macchina che non sia una console. Magari sono affezionati al brand Sony e di conseguenza vogliono il top dalla loro console. Quindi quello che pensiamo noi è: Sony avrà detto ok, l'hardware di PlayStation 5 effettivamente dopo 4 anni comincia già ad essere non al passo con la tecnologia attuale, gli diamo un modello che abbia degli standard adeguati per poter giocare in un certo senso nel miglior modo possibile, sempre restando nel mondo Sony. Ok, 950 euro. Se ci pensate bene, quanto costa uno smartphone di fascia molto alta? Circa quel prezzo. E ok, la gente se ne lamenta? No, la gente lo compra. Chi lo compra? Chi lo vuole? Amici, se non vi sta bene la PlayStation 5 Pro, non la comprate. Avete voi il peso di poter gestire il mercato, quindi io ho già letto tantissime sciocchezze in meno di 24 ore e dovute al fatto che c'è una disinformazione nel mondo del videogioco, quindi fate questo ragionamento. La mia PlayStation 5 mi va ancora bene, addirittura conosco tantissime persone che hanno ancora la PlayStation 4 e se la fanno andare benissimo, perché non gliene frega niente del ray tracing, della RAM mega potente, della CPU super mega gigatronica. Se il tuo interesse è giocare al videogioco e non ti interessa la performance, passa oltre. Perché ti deve interessare del fatto che c'è un modello che costa 950 euro con full optional? Se non ti interessa l'iPhone 16 Pro, giga mega, yeah, non te ne fregherà niente neanche della PlayStation 5 Pro. Quindi ci saranno persone che, beati loro, hanno la possibilità di fare questo acquisto, o persone che magari faranno dei dilazionamenti, lo compreranno a rate, e se ci pensi non è una spesa così folle. La possibilità di dilazionare in un anno o in due anni una spesa di 1000 euro, se tu consideri il tempo che poi viene sfruttata fino a quando verrà ottimizzata e sfruttata al massimo questa console, che si parla almeno di altri 4-5 anni, è meno di un euro al giorno, un caffè al giorno, per avere il top della qualità su console. Il discorso che tanti fanno è il PC e la console e la Switch, mamma mia, perché i costi, perché il mercato, perché questo e perché quell'altro. La Sony avrà fatto i suoi ragionamenti se vuole mettere in mercato una macchina del genere. Punta a una fascia di un certo tipo. Non sarà la console che andrà a sostituire adesso la PlayStation 5. Pensateci, questo è il nostro punto di vista.
Fateci sapere nei commenti qual è il vostro punto di vista. L'acquisterete? Non vi piace? Non la volete? Pensate che sia una buona idea? Pensate che non sia un buon momento? Beh, allora, questo sinceramente un po' anche noi, visto il flop di Concord, probabilmente Sony poteva aspettare anche un attimino, un altro momento per uscirsene con una notizia così antipatica o quantomeno agli occhi dei meno esperti del settore, ecco. Quindi diteci cosa ne pensate, commentate qua sotto, ci fa molto piacere sapere anche a livello di, diciamo, sondaggio, capire quali sono le vostre idee a riguardo. Grazie per averci seguito fin qui, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, se vi va condividetelo con i vostri amici così da provare a scatenare un po' il dibattito su questa novità. Vi aspettiamo in negozio e al prossimo video. Ciao!